Abbiamo fatto solo in parte la partita che volevamo fare, che dovevamo fare, perché anche se saltava agli occhi alla fine del primo tempo il fatto che avessimo segnato poco, la realtà dei fatti è che non avevamo difeso come dovevamo. L'abbiamo fatto solo in parte nel secondo quarto e molto bene nel terzo quarto. Il quarto poi è andato lì sull'energia, su qualche contatto lasciato andare, qualche cosa così, però ci sta, nel senso non è che si può pensare di avere tutto. Siamo stati poco precisi, un paio di attacchi, poco duri nei contatti che c'erano e quello ha portato Roma a poter riprendersi un attimo e poi è stata decisiva per dare la folata finale a Bobby Jones che ha fatto due o tre canestri determinanti, sinceramente. Niente, rispetto alle partite che abbiamo giocato dopo la pausa, sì, oggi abbiamo fatto una partita tosta, una partita dove abbiamo provato a fare le nostre cose sia in attacco che in difesa, abbiamo sbagliato qualche tiro magari aperto di troppo, però siamo stati lì a lottare e onestamente era difficile chiederci di più. Io credevo di poterla vincere sta partita anche quando Arci ha fatto il quarto fallo un po' scioccamente, innervosito dal fischio precedente. D'altronde dopo 17-18 partite, vuol dire, se va fuori casa si sa come funziona, quindi bisogna stare un po' più collegati. Lì ho cominciato a urlare sta partita la vinciamo, la vinciamo, la vinciamo. Non è che ci siamo andati tanto distanti, anzi quel momento lì è stato il nostro momento difensivo migliore e niente, poi la partita la vince la perdita con episodi. Sinceramente ci sono state due o tre cose che potevamo far meglio, però uno degli attacchi il ferro con forza come ha fatto Freeman, voglio dire, cioè devi solo segnare quando ti cercano di stenderti, insomma, cioè non pretendere di segnare due tiri liberi, è abbastanza ovvio che non te li danno. Però coach, tutto sommato, come diceva lei, una gara di grandissimo carattere, perché alla fine del primo tempo, effettivamente con 24 punti all'attivo, effettivamente la sua squadra non è che avesse dato questa grandissima impressione, poi rientro in campo ed è cambiata la partita. Sai, lì è un po'. Noi dobbiamo decidere un po' quello che vogliamo essere, siamo una squadra che deve remare fino in fondo, abbiamo fatto secondo me bene fino adesso gestendo anche delle fasi di emergenza, adesso però tutto si fa più duro e noi bisogna essere duri come gli altri. Sinceramente la squadra del terzo e quarto quarto è la squadra che si deve presentare sempre in campo. Poi, come ho detto a loro, te puoi fare degli errori, ma se fai della roba che sei determinato a farla, puoi anche sbagliare. Cioè, il problema è quando sbagli per superficialità o per mancanza di concentrazione o per scarsa durezza. Devi lottare, è un campionato nel quale si deve lottare, nel quale se lotti e se stai lì e prepari la partita, te la puoi giocare quasi con tutti, anche se noi non siamo così attrezzati come tante altre squadre. Però l'abbiamo fatto bene per tutta la prima parte dell'anno, male le prime due partite. Oggi sinceramente volevo vincere e non ci siamo andati tanto lontani. Piccolo dettaglio, fa un po' tristezza sportivamente, sia chiaro che il buon Basile non metta una tripla, tira con più squadre di quest'anno, francamente che abbiamo solo lui. Sì, sai, lui ha attraversato, capisco che voi se seguite giustamente la Virtus, e quindi, però lui ha fatto tutta la prima parte dell'anno dove nel momento in cui lui poteva star meglio che ci faceva il playmaker perché non ne avevamo neanche uno, poi è calato fisicamente perché era distrutto, si è fatto partite da 30-32 minuti, cioè onestamente si è sacrificato tantissimo, poi è ritornato su in forma tra il mese di dicembre e di gennaio e si è visto perché le partite ha fatto con Venezia, Varese, a Brindisi, insomma, sono partite del livello che lui può fare sempre.
adesso magari è ritornato un attimo un po' giù, però è anche uno che deve tirare sulla produzione della squadra. Oggi non siamo stati sempre così precisi, anche se molto meglio di altre volte abbiamo fatto.